Gape bless, ragazzi, ben ritrovati ad un altro mio video. Prima di iniziare, come sempre, il sabato di Serie A, mi raccomando, iscriversi qui sotto al mio canale. Lasciate tanti like, seguitemi su Twitter, Instagram e Telegram. Come sempre, vi ricordo di lasciare un bel commento qui in basso sotto al mio video. Attivate la campanella per rimanere aggiornati sull'attività del mio canale. E come sempre vi invito a guardare il video fino alla fine. Quest'oggi non ci sarà il mio gioco indovina a quale minuto, perché sono in attesa dei risultati del precedente video. Prima di questo video, infatti, ho registrato il video supporto iscritti al canale. Non sapendo i risultati di quel video, non sapendo chi ha vinto in quel video, di conseguenza non posso continuare il gioco. Aspetteremo prima quei risultati e poi dal prossimo video riparte il tutto. Comunque, sabato di Serie A. Quest'oggi giocavano Inter-Udinese alle ore 18 e poi alle 20:30 il derby della Mole, Torino-Juventus. Partiamo con Inter-Udinese. Do prima le formazioni. L'Inter quest'oggi schierava il 4-3-3, il solito Handanovic in porta, in difesa Versalico, coppia centrale De Vrij, Skriniar e Asamoah. Centrocampo a 3 con Brozovic, João Mario e Borja Valero in avanti. Punta centrale Maurito Icardi e Larghi sulle fasce, Keita da una parte, Politano dall'altra. Per l'Udinese Musso in porta, 3-5-2 con Larsen, Trust e Kong, Newlink in difesa, D'Alessandro, Mandragora, Berami, Fofana, Teravest, De Paul, Pussetto. Che partita è stata? Inter-Udinese, ragazzi, è stata una partita monotona, noiosa, bloccata nel primo tempo. La risolve per l'Inter Icardi su calcio di rigore. Al 75esimo, un bel calcio di rigore battuto bene con lo scavetto. Inter che porta a casa la vittoria, ma vince, ma non convince. Primo tempo bloccato, tanto possesso palla, qualche buon contropiede in velocità, grandi azioni non ce ne sono state. Qualche sortita di Politano da una parte, dei Keita dall'altra. Icardi che quando poteva cercava di far male, ma grosse occasioni non ce ne sono state né per l'Inter né per l'Udinese. Si contano 4 tiri per l'Inter in porta contro l'1, un tiro solo dell'Udinese. Partita un po' così, come se ne vede ultimamente in Serie A. Pochi tiri, squadre stanche, poco ritmo e niente. Ha cercato il risultato la squadra nerazzurra, l'ha trovato, 60% possesso palla addirittura contro il 40% dell'Udinese. Comunque è partita bloccata. L'Inter vince, va a quota 32, terza in classifica, solitaria, attenderà gli altri risultati di domani e di lunedì per vedere se si muove un po' la classifica. Comunque, chi si deve preoccupare più che altro è l'Udinese, perché ora è rimasta a quota 13, c'ha subito alle sue spalle il Bologna a 11 e la spalla a 15 punti. Quindi Udinese in una situazione un po' così da tenere sott'occhio.
Si deve svegliare anche l'Udinese perché non è partita benissimo quest'anno. Deve iniziare a fare punti fondamentali, se no si trova anche lei in alta marea. Comunque, passiamo all'altra partita, il derby della Mole che si è giocato alle 20:30. Do le formazioni partendo dal Torino. Sirigu in porta, 3-5-2 De Granata con Izzo, Nkulu e Gigi. Nkulu, ragazzi, è un giocatore di calcio. Non è né una battuta né una mia provocazione. 5 a centrocampo con Aina, Ansaldi sulle fasce, in mezzo Baselli, Rincon e Mete. In avanti i soliti Belotti e Zaza. Per la Juventus quest'oggi 4-3-3. Gioca Perin in porta, novità di quest'oggi. Alexandro De Sciglio sulle corsie laterali. In mezzo i soliti Chiellini, Bonucci. Centrocampo con Matuidi, Pjanic e Emre Can, che quest'oggi è titolare. In avanti, tridente classico, Ronaldo sulla sinistra, Dybala sulla destra e in mezzo Super Mario Mandzukic. Anche questa, ragazzi, è stata una partita che sconsiglio vivamente. A chi ama il calcio è meglio che non guardi mai una partita del genere. Era un derby, capisco che era sentita, capisco tutto. Il Torino non ha fatto niente per poterla vincere. La Juventus ha trovato questo gol fondamentale, anche questo sul rigore con CR7. E è stata una partita anche questa a basso ritmo, qualche occasione più per la Juve. Obiettivamente l'ho vista leggermente meglio come concretezza, come solidità di squadra rispetto ad altre partite. L'ho vista bene, specialmente in difesa mi ha convinto, soliti Bonucci, Chiellini impenetrabili. Mi è piaciuto De Sciglio quest'oggi, non mi sono piaciuti a centrocampo Matuidi, Pjanic, Emre Can aveva la scusa che non giocava da tanto, che viene da un infortunio, però ho visto veramente appesantiti Pjanic e Matuidi, che secondo me Matuidi ha bisogno di riposo. Ho visto bene Dybala, che comunque qualche assist buono l'ha fornito, ma sia CR7 che Mandzukic quest'oggi non hanno fatto granché. Un paio di occasioni per CR7, qualche tiro, però anche questa è una partitaccia, una partita morta, ma proprio giocata tanto per, non sembrava nemmeno un derby. C'è stato qualche giocatore ammonito per la Juventus, addirittura 4 ammonizioni, Pjanic, Emre Can, Ronaldo è stato ammonito anche, sempre dopo il rigore. Ha preso questa abitudine che trasforma i rigori, porta in vantaggio la squadra e si fa ammonire sempre. Anche quest'oggi per condotta antisportiva, dà una specie di spallata al portiere Granata e viene ammonito dall'arbitro. Viene ammonito anche Perin per perdita di tempo. Due ammonizioni per il Granata con Zaza e Ansaldi per eccesso di foga. Una partita brutta anche questa. Qualche tiro in più per la Juve, ma niente di che. Possesso palla più o meno equilibrato. 4 tiri per la Juve in porta contro i 3 Granata, ma grosse occasioni da gol non ce n'è state. Per quest'oggi è tutto. Mi spiace ultimamente di fare questi commenti sempre monocorde, però
Se le partite sono queste, ragazzi, io non ci posso fare nulla. Potrei fare benissimo copia e incolla, perché i commenti ultimamente sono sempre molto molto simili, ma non dipende da me. Se una partita è bella io la racconto, se una partita è brutta sono costretto a riportare quello che vedo. Vi ricordo come sempre di iscriversi al canale, lasciate tanti like, seguitemi su Twitter, Instagram e Telegram. Ci vediamo al prossimo video. Big up and bless. Yeah.